parto un po' con delle domande che riguardano il mondo della tecnica. Poi tra l'altro ho fatto anche delle domande nel gruppo degli strimpellari, cioè ho chiesto se volevano chiederti qualcosa anche se non sanno chi sei ancora. Ok. E ho detto solo che è uno molto esperto di tecnica. E quindi dopo ci saranno anche magari un paio di domande dal gruppo, ma intanto volevo discutere un po', ma sta tecnica, c'è veramente bisogno di migliorare la tecnica o forse bisogna concentrarsi più su altre cose? Allora, beh, la risposta è sicuramente sì, ok. E la tecnica fa parte di quello che è il bagaglio del chitarrista, che secondo me, volente o nolente, se uno ha determinati obiettivi, che è quello di essere tranquillo sullo strumento, allora è indispensabile. Anche perché, allora, precisiamo subito una cosa, io sono sempre stato convinto del fatto che la tecnica non è un fine, ma è un mezzo. E quindi io più ho tecnica, e tecnica vuol dire moltissime cose oltretutto, più io riesco poi a esprimere quello che voglio. Voglio rifare identica una canzone di un certo chitarrista, ho bisogno di una tecnica che si avvicini a quel chitarrista. Voglio, ho qualcosa in testa, lo voglio far rendere al meglio, perfetto, lo faccio rendere grazie anche a questa cosa, appunto, della tecnica. Anche semplicemente il fatto di avere più sfumature per la stessa idea, ok? Perché tantissimi dicono: ah, guarda, io so fare tutte le note del solo di Comfortably Numb, ma non viene uguale. Perché mancano proprio quelle sfumature, no? Che sono tecnica anche quelle. Molti non considerano quello come tecnica, ma in realtà c'è della tecnica anche nell'espressività. Esatto, quindi l'espressività è una cosa che si studia comunque. Che caspita, sì sì, a me ogni volta che penso a qualcuno che dice: ah, guarda, meglio la tecnica o suonare col cuore. Okay. Aspetta, dopo ci arriviamo a questo. Sì, sì, sì. Però intanto volevo farti chiederti una provocazione, cioè mandarti una provocazione. Ma non è che fossilizzandoci troppo sulla tecnica, quindi magari uno si mette là e studia tanto a livello tecnico, dopo perde un po' la concezione dell'istintività e queste cose qua? Assolutamente, perché dipende tutto da come uno struttura il suo tempo di studio. E quindi è vera questa cosa? Sì, se tu fai solo tecnica, chiaro, però contemporaneamente è anche vero che se tu cerchi solo di fare, ne so, vibrati nella maniera migliore possibile, poi alla prima sequenza veloce crolli. Ok, è un gioco tra le parti, che si tratta sempre di parlare di studio tecnico alla fine, tra una cosa e l'altra. E quindi la differenza lo fa il modo in cui studi la tecnica. Sì, assolutamente sì. Ecco perché anche prima abbiamo detto che nel tuo corso si va molto a applicare le cose. Sì, 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 sì. Tra l'altro, cioè, ci tengo appunto anche a precisare una roba, no? Non so se avete mai sentito questa cosa di... deve essere una dichiarazione di Bill Gates, che dice che se io devo dare un compito molto importante, scelgo di darlo a un pigro, perché così facendo lo fa nella maniera più veloce possibile, quindi ottimizzando i tempi. Ecco, cioè, partiamo da questo presupposto che io la tecnica, a me non è mai piaciuta fare tecnica, mai. Non mi sono mai divertito tantissimo a fare tecnica, però sapevo di doverla fare per raggiungere quelli che erano i miei obiettivi, che era esprimermi, essere un professionista, ma anche a livelli un po' più bassi da questo punto di vista. Quindi io usavo la tecnica come inizio dello studio, quindi riscaldamento, esercizio tecnico, poi dopo un tot blocco, ok, uso questo esercizio di tecnica all'interno della mia improvvisazione e in questo modo lo rendo mio, però lo cambio un minimo, ci do un attimo di qualcosa di un po' di più, cioè lo rendo meno meccanico, faccio fare un salto, uso intervalli diversi, e questo te lo rende tuo, cioè ti rende il vocabolario più ampio. Quindi la tecnica non smette di essere solo un esercizio meccanico, diventa un ampliamento di quella che è la tua possibilità espressiva. E tu consigli, per esempio, mi viene in mente adesso parlando con te, che a volte io consiglio, soprattutto quando si parla di studiare magari il timing, il groove, queste cose qua, di studiare piuttosto con la batteria rispetto al metronomo, cioè sei d'accordo con... Sì, 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 secondo me è utile, soprattutto per quelli appunto che non sono secchioni, come dicevamo prima, perché io con un metronomo vado, cioè, vado d'accordo col metronomo, è mio amico il metronomo e tutto quanto. Però appunto può essere snervante per una persona sentirsi sempre il click. Quindi click, solo per una questione click. Sì, anche per, ma perché hai proprio più soddisfazione a sentire qualcosa che assomiglia di più a perché una secondo canzone. Me anche un, esatto, cioè più che altro anche secondo me alleni anche il tuo cervello a sentire più il groove sotto.
perché sì, magari uno sì, se sente dietro, solo il metronomo. No, certo, certo. Infatti, quando per esempio, cioè a livello tecnico, proprio meccanico, io studiavo sempre a metronomo e basta. Sì. Ma perché da quel punto di vista dovevo concentrarmi non sul fatto di essere espressivo, quello lo facevo poi invece nell'ambito del parte che quando abbiamo iniziato a studiare noi, almeno nel mio, io non avevo basi di batteria che potevo rallentare o velocizzare. Infatti, quindi, no, io mi registravo degli accompagnamenti miei per chitarra per farlo. Adesso è bellissimo perché tu hai un'applicazione sul telefono che magari prendi la base di batteria, la rallenti, la veloci. Sì. È pazzesche, cioè sono pazzesche quante possibilità ci sono oggi per imparare velocemente. Parliamo invece di quello che stavi accennando prima, cioè suonare con il cuore o suonare con la tecnica. Cioè, queste due cose intanto possono convivere? C'è una differenza realmente su questa cosa qua, oppure è una separazione che viene fatta solo per... Allora, ci sono tanti modi di affrontare questa cosa qua a livello di un discorso più generale. Intanto Frank Gambale stesso, mi ricordo, che Gamble, mi ricordo che diceva: ma perché se io studio la tecnica dovrebbe sparirmi il cuore? Non ha senso. Cioè, se io ho qualcosa da dire di mio, allora se faccio tecnica lo dico meglio. Se non ho qualcosa di mio, allora cerco di studiare per arrivare, no, a dire qualcosa da quel punto di vista. Secondo me convivono, ok? Uno dice, ah, ma quello non ha tanta tecnica ma ha più cuore perché vibra meglio. Beh, ogni volta che sento questo discorso a me viene in mente un mio allievo che ha preso veramente in maniera seria il discorso di studiare il vibrato, si è procurato un accordatore iper preciso e lui stava là con il metronomo a vibrare a tempo vedendo di salire sempre della stessa quantità e velocizzando. Io non ho mai visto nessuno sviluppare un tocco così in 2 settimane. Un tocco che uno sviluppa normalmente in un anno, in 2 settimane. Quindi pur avendo fatto una cosa da nerd o da secchione, comunque è riuscito anche a diventare più bravo a livello di espressione e di istintività. Sì. Esatto, okay. Perché proprio ha analizzato quello che era il vibrato nel suo movimento, ha capito dove doveva andare a parare. Chiaramente io gli consigliavo appunto settimana in settimana, però io non ho mai visto nessuno da questo punto di vista, anche se anche chitarristi che ho visto tanto espressivi magari naturalmente li ho visti sempre andare avanti abbastanza regolarmente. Lui è stato proprio una bomba. Anzi, se per caso ci sta guardando, ciao Loris, che era un mio allievo di tanti anni fa ormai, per cui... E quindi perché dicono, per esempio, che Petrucci è freddo e Gilmour invece suona con il cuore? Ho fatto anche un video su questa cosa secondo me tu potresti dire delle cose. È una questione ancora diversa, perché stiamo parlando intanto di David Gilmour, che è praticamente un chitarrista intoccabile in Italia, perché i Pink Floyd in Italia piacciono tantissimo, ok? Non a caso, appunto, l'album straniero più venduto in Italia di tutti i tempi è The Dark Side of the Moon, dei Pink Floyd. Tu vai dovunque in Italia, cioè di tutto, c'è anche pop. Sì. Michael Jackson non ha venduto in Italia tanto quanto i Pink Floyd, per dire. Bella. Quindi, vero, è sempre, quasi sempre nei primi 20 dischi acquistati in Italia, ma da una valanga di anni. Tuttora, tipo, se non è nei primi 20, io è nei primi 30. Quindi stiamo parlando di un chitarrista in quel caso che è veramente molto apprezzato nel territorio italiano. Secondo te è troppo o... No, ma per me il gusto personale è insindacabile punto di vista. Il gusto critico è un altro discorso, però. Cioè, è chiaro secondo me che David Gilmour fa ancora dei buoni lavori, non fa dei lavori eccellenti come magari fanno altri musicisti nel nostro periodo, però fa ancora dei buoni lavori, ci mancherebbe, insomma. Però molti cercano, cioè giustificano questa cosa del non sento il cuore, perché non sentono quello che loro vorrebbero sentire. Ma in realtà non lo sentiranno mai più. Cioè, quelli affezionati a Gilmour vogliono sentire il suono di Gilmour, vogliono sentire lui che fa quelle cose. Se Gilmour domani si mette a fare roba alla Joe Pass, tipo, giusto per non andare a dire ma fa lo shredder, ok? Si mette a fare roba alla Joe Pass, quindi più jazz, così, perde il suo pubblico. O quantomeno qualcuno dice sì, mi è piaciuta la svolta, ma la maggior parte dice ma non è più il Gilmour di una volta. E questo sta più che altro a quanto le persone mettono della propria emotività dentro alle canzoni e dentro a un artista. Perché? Perché
le hanno ascoltate nei momenti particolari della loro vita, certo. E quindi le danno un'importanza grandissima, ok? Leggevo proprio questo modo di vedere. Leggevo proprio una statistica che sto portando anche in giro per le scuole, questa cosa qua, che noi siamo influenzati tantissimo dalla musica che ascoltiamo a 14 anni i maschi e 13 anni le femmine, praticamente le donne. Oh. Ok? Praticamente cosa succede? In quell'età, statisticamente, c'è una ricezione tale della musica che abbiamo attorno che quella si stampa nel nostro cervello e diventa il punto zero di riferimento per tutta la musica che ascoltiamo nella nostra vita. È interessante perché la popolarità di un singolo, tu per vedere in che anni, diciamo quanti anni hanno le persone che conoscono di più un singolo, basta che fai tipo, è uscito il singolo quest'anno, 2019, fai meno 14, sai che i nati del 2005, tra 20 anni si ricorderanno tantissimo i singoli del 2019. Praticamente è interessantissima come cosa, perché infatti adesso che ci penso, no, adesso fanno un sacco di serate anni 90 nelle discoteche, se ci pensi effettivamente la gente che va in discoteca, esatto. Tu pensa che ancora nel 2010 2011 avevo fatto il primo gruppo tributo anni 90, perché era troppo presto e, sì però era fighissimo, perché cioè siamo durati 2 anni e dopo purtroppo si è sfasciato tutto, ma come succede di solito quei gruppi, e chiaramente c'entravano le donne, perché le donne sono sempre la colpa di tutto. No, in realtà appunto è finita un po' naturalmente senza troppe problematiche, però sì, avevamo cominciato ad avere le date a richiesta perché eravamo gli unici che facevano questa cosa. Andavamo in giro tipo col Game Boy attaccato al microfono. Che figo. Sì, cioè io avevo le magliette delle Spice Girls, tipo era figata. Solo brani appunto dal 90 al 99, ed era nel 2021 punteranno i gruppi cover anni 2000. E quindi ti ritrovi altre cose uscite dal 2000 al 2010. No, il discorso dei appunto 14 anni, di come viene impresso il genere musicale, eccetera. Allora, tipo quelli che dicono no, Petrucci è meglio di Slash, no, Slash è meglio di Petrucci, è perché effettivamente, allora, uno che ascolta Dream Theater, ti faccio un esempio, molto probabilmente non gli piacciono i Guns N' Roses e viceversa. E allora da là ovvio che magari nascono due pesi diversi. Sì, perché se parliamo appunto della media degli ascoltatori, non dell'ascoltatore critico, che è quello che veramente sta là a soppesare in maniera molto attenta a quello che ascolta, allora uno si tara su una certa sonorità e da lì non esce più, ok? Uno vuole sentire per forza la chitarra in un disco, uno vuole sentire per forza un violoncello in un disco, perché magari sono le cose che gli hanno dato più emozioni in quel periodo, esatto. Là effettivamente, cioè, adesso che ci penso, le cose che ascoltavo magari in quel periodo là sono quelle che quando le ascolto, cioè, ti emozionano di più. Certo, sì, ti sono proprio rimaste dentro. Io che non ascoltavo Dream Theater e sono sempre rimasto tuttora, cioè non, no, però effettivamente non, se ci pensi adesso, tu sei un super fan di Slash, di Guns, vabbè, lo sono stato anch'io, però effettivamente io quando sono andato a vedere a Imola, a vedere i Guns, quello che mi ha spinto di più era più che altro perché mi faceva riaffiorare, cioè per me era come vedere, cioè non so, la mia infanzia, cioè, nel senso, era una cosa emozionante dal punto di vista storico, diciamo. Poi per esempio io quando ho detto questa cosa ad altra gente, ma che, cioè, però effettivamente era perché io magari ho avuto più emozioni di quel tipo là quando ero, avevo più o meno quell'età lì, insomma. Mannaggia, è la stessa cosa che provo io con i Litfiba, Tra l'altro anche quelli 10.000 volte, perché io quando avevo 12-13 anni ho ascoltato tantissimo i Litfiba, infatti anche loro ci sono legato, cioè.